Il 13 febbraio, giornata mondiale della radio, la Sala Gonfalone del Consiglio regionale ha fatto da cornice all'evento conclusivo del progetto svoltosi dal gennaio 2022 al mese di febbraio 2023, intitolato L'Università alla Radio, l'esperienza di Felici e Connessi tra radio, web e social, finanziato con il fondo Antonio Megalizzi dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Università e della Ricerca, con ente capofila Controradio e partner il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze e il Corecom Toscana. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ripercorso la genesi della bellissima iniziativa, ricordando che Controradio ha per questo progetto vinto il bando Fondazione Antonio Megalizzi, dedicato alla figura del giornalista italiano morto a Strasburgo nel dicembre 2018 a seguito degli attentati terroristici al mercatino di Natale della città. Qualche anno fa si diceva la radio non sarebbe più esistita, invece la radio con gli strumenti di comunicazione moderna funziona ancora di più, penso ai podcast, penso alla web radio, penso alla necessità di unire sostanzialmente forme di comunicazione differenti. E obiettivo qual è? E cercare di fare anche noi un'iniziativa del genere in Consiglio regionale. Mi piacerebbe coinvolgere le studentesse e gli studenti per cercare di fare un podcast delle attività del Consiglio regionale, un modo alternativo per arrivare a tante cittadine e tanti cittadini della Toscana. Il progetto e la sua importanza, come spiega Benedetta Baldi, presidente del corso di laurea magistrale in teorie della comunicazione dell'Università di Firenze. Importante questo progetto perché nasce dall'idea di valorizzare uno strumento importante che conosciamo tutti come la radio e di formare questi ragazzi che hanno bisogno, soprattutto il coinvolgimento è stato del master, quindi proprio di un'attività pratica con dei professionisti. È la prima volta che comunque noi realizziamo qualcosa insieme in sinergia, in stretta sinergia con una radio, ma anche la radio universitaria a Firenze ci sembrava un'occasione per iniziare tutto questo. La radio è uno strumento che sembra non invecchiare mai. La radio non invecchia mai secondo me per due motivi. Uno, perché ha al suo centro la parola detta, no? Che si ascolta, e quindi questo non sparirà mai perché è il centro della comunicazione. L'altro elemento è la sua capacità di interazione. Cioè la radio è vero che è ascolto soprattutto, ma poi anche intervento da parte degli utenti, e questo la rende, diciamo, naturalmente interattiva, che è attualmente la caratteristica fondamentale del sistema di comunicazione. Soddisfatti i protagonisti per un'esperienza lunga un anno che li ha visti impegnarsi nella realizzazione della trasmissione in tutte le sue fasi, tema centrale il mondo universitario. È stata un'esperienza fantastica e formativa a 360 gradi, abbiamo imparato un sacco di cose. La strada principale è stata quella della radio, chiaramente, però in parallelo abbiamo acquisito un sacco di competenze comunicative al completo, dal lavoro di redazione, social, interviste, produzione di contenuti e quant'altro. Quindi sì, sono veramente molto soddisfatta e chiaramente orgogliosa di essere qua. Sicuramente è stata un'esperienza arricchente sia dal punto di vista professionale, ho imparato tante cose, tante skill che prima non avevo, e anche dal punto di vista umano, perché abbiamo incontrato tante persone comunque professionali ma che ci hanno accompagnato tantissimo nel nostro percorso di crescita. In pratica ci siamo anche divertiti a capire come funziona uno speaker nel contesto di una radio, quindi a portare contenuti, a riproporli su queste frequenze, a poi presentarli tramite social. Quindi è un'esperienza che ha coinvolto tutti i mezzi di comunicazione. Lavorare con i giovani arricchisce sempre, specialmente con uno strumento così affascinante come la radio. Fare una cosa del genere è veramente una roba fantastica. Poi i giovani soprattutto è parlare di comunicazione, perché è comunicazione. Ci sono vari tipi di radio, c'è la radio commerciale, la radio parlata, la radio ancora tra virgolette un po' indirizzata alla politica, ma è radio. Quindi quando è radio è comunicazione, e la radio è troppo più bella della... Un si può dire della televisione, perché faccio anche la televisione, però la radio è la radio. È un'esperienza molto bella, lavorare con i giovani, con un mezzo così straordinario come la radio è divertentissimo, è formativo, bello, perché siamo in quest'era digitale dove la fruizione è totalmente cambiata, la musica si ascolta con Spotify, invece no, ci siamo riappropriati della radio come mezzo attualissimo, la radio che sembrava essere superata dalla TV, dalla multimedialità, invece è sempre qui a raccontare delle storie in maniera insostituibile.
La Toscana è la prima regione a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicate alla consultazione della sezione separata di archivio. La presentazione dell'archivio storico del Consiglio regionale ha avuto luogo presso la sala conferenze Carlo Azzaglio Ciampi. Una giornata speciale. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo di storia importante della nostra regione. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il Presidente della Giunta regionale sono stato il Presidente del Consiglio e quindi in quei 5 anni, dal 2015 al 2020, ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'Assemblea della Regione Toscana, il luogo dove si fanno le leggi. E quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo, che è uno spazio importantissimo di documentazione e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondito. Tutta l'attività del Consiglio è rappresentata nell'archivio storico e la sua inaugurazione rappresenta un momento di festa per tutti. Io credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Inizierò il mio intervento citando piccoli passaggi di un testo che è ora all'attenzione delle società degli storici. Ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. Gli archivi, risorse preziose che testimoniano il mutamento dei tempi. E sono passati 53 anni da quando le regioni sono state istituite. Il paese è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi, cioè gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. Il patrimonio documentale del Consiglio è disponibile sia per la consultazione interna da parte del personale delle strutture della Regione Toscana che per la consultazione esterna di studiosi e cittadini e di chiunque abbia necessità di prendere visione o estrarre copia del materiale per scopi storici, di ricerca o di studio. Il personale dell'archivio storico fornisce inoltre al pubblico assistenza alla ricerca. Una giornata importante perché oggi ospitiamo una donna, Vera Vigevani, che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento, educazione, soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani.
continuano le iniziative nell'ambito del Giorno della Memoria. Tornata in Italia dopo 3 anni, Vera Vigevani-Iara ha incontrato i 60 studenti del Parlamento regionale toscano nell'ambito di 2 giornate volute dal Consiglio regionale e realizzate con la collaborazione dell'Associazione 24 Marzo Onlus. Nata a Milano nel 1928, attivista e scrittrice, ha una storia che attraversa la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos argentini. Il nonno Ettore Camerino morì ad Auschwitz e la figlia Franca, non ancora diciottenne, venne sequestrata in Argentina dai militari del generale Videla e poi venne uccisa. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che è sempre stata in grado di accogliere, in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire. E in un tempo in cui purtroppo di testimoni di quegli orrori, di quelle barbarie, di quelle violenze sono sempre meno, allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria. Vera Vigevani-Iara indossa sul petto la spilla con la foto della figlia e in testa porta il fazzoletto con la data del 25 giugno 1976, data in cui Franca venne sequestrata. Da allora Vera appartiene al movimento delle madri di Plaza de Mayo. Un messaggio, il suo, toccante, ma allo stesso modo propositivo. Non è facile migliorare il mondo, ma intanto ci si può provare imparando molte cose dai giovani. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono, questa responsabilità. E questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa. Dicono che tutto sono utopie, sogni. È vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. E allora eccoci insieme tutti quanti. Sentito il ringraziamento alla Toscana che sta dando il proprio appoggio affinché l'ex ESMA di Buenos Aires, la scuola della Marina Militare Argentina, centro segreto di detenzione, tortura e sterminio dal 1976 al 1983, venga candidato a patrimonio UNESCO. In merito il presidente Antonio Mazzeo ha infatti dichiarato la volontà del Consiglio regionale di aderire al sostegno a tale candidatura. Una testimonianza di vita straordinaria, quella di Vera, in una giornata che ha costituito una tappa importante del compito istituzionale di trasmettere i valori fondativi della Regione Toscana ai giovani. Una testimonianza autentica, vera, di un'esperienza di vita umana straordinaria, dove i ragazzi sono stati partecipi di un confronto facendo domande, emozionandosi, comprendendo quelli che sono i valori di una resistenza, della libertà e della democrazia, della grande mandato che hanno loro per provare a costruire una società migliore, memori di un pezzo di storia importante. Quindi oggi il Parlamento degli Studenti si è confrontato con un'esperienza di vita vera e credo che questo sia stato per noi come ufficio di presidenza una tappa importante della relazione e del compito che abbiamo a livello istituzionale per trasmettere i valori, poi peraltro fondativi della Regione Toscana, ai valori ovviamente dei nostri giovani, ai valori della storia e soprattutto della libertà. Un onore per i giovani aver avuto la possibilità di confrontarsi con Vera Vigevani-Iara. Oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla appunto dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza.